Oggi ho bisogno per forza dell'allenamentino di domani mattina perché qualcuno ancora oggi non aveva recuperato bene e quindi in questo caso avendo 3 giorni devo prendermi proprio tutto il tempo, però più o meno queste sono le situazioni, anche perché poi contando quelli fuori queste sono le alternative. No, la squadra sta bene, quindi ci prendiamo quest'altra mezza giornata proprio per arrivare a ridosso della partita e vedere un po' anche le sensazioni dei giocatori, chi può essere un po' più stanco o meno stanco. Sicuramente giocare alle 19 è comunque meglio, insomma, perché se avessimo dovuto giocare alle 15 era ancora peggio. Quindi ci prendiamo qualche ora in più e poi decidiamo, però a prescindere qualche acciacco, così la squadra sta bene, finisce le partite sempre alla grande, senza problemi, quindi sappiamo che sarà una partita molto tosta sotto il piano fisico, sotto il piano dei duelli, degli scontri, perché è una squadra molto arcigna, organizzata, quindi affrontiamo una squadra che fa della fisicità, specialmente nella fase difensiva, un credo molto importante e quindi dobbiamo essere bravi a non sprecare energie, e non allungarci e gestire il più possibile la palla. Aver inserito Scalone lo porterà in panchina per fargli respirare l'aria della partita oppure intende qualcos'altro? Intanto gli facciamo respirare la convocazione con il gruppo, poi domani vediamo, comunque se non è domani, insomma, credo che già da Cremona possa essere inserito tra i convocati. Vediamo giorno dopo giorno, lui è normale che non possiamo dare una data certa perché bisogna valutarlo giorno dopo giorno, però già l'inserimento per questa sera di ritiro è un segnale positivo, sia mentale sia per lui. E poi giorno dopo giorno vediamo come migliora con la squadra e cerchiamo che sia un giocatore che nel rush finale ci possa dare una mano dopo averci trascinato, insomma, con prestazioni il girone d'andata. Sempre mister, com'è cambiato il Cosenza dal girone d'andata che avete battuto riazzambito al girone di ritorno? Ma io credo che ha cambiato un pochino anche con il mercato di gennaio, qualche giocatore di categoria, sfoltendo poi la rosa, come hanno detto anche il direttore sportivo e l'allenatore dopo il mercato di gennaio, quindi hanno messo dentro dei giocatori probabilmente più utili all'allenatore e hanno sfoltito un pochino, quindi è una squadra che mantiene lo stesso qualità e intensità anche cambiando un po' i giocatori, quindi è una squadra che ci assomiglia molto sotto quel profilo, nel senso che in mezzo al campo Palmiero, Bruccini, Mungo, Sciaudone, Garritano, insomma, cambiandoli riescono comunque a mantenere sempre una qualità di calcio che vogliono proporre davanti, con l'arrivo di Embalo, insieme a Baez, Tutino, Litteri, Maniero, insomma, l'hanno migliorata e secondo me l'hanno fatta più, diciamo, a misura dell'allenatore. Quindi credo che è una squadra che è cresciuta dal girone d'andata, lo dimostrano anche i risultati, e credo a Cosenza, se non sbaglio, abbiamo vinto solo noi e Brescia, e quindi questo è un altro segnale di una squadra che non concede tanto, e quindi è una squadra che va rispettata, va affrontata con massima umiltà, proprio perché è una squadra che ha creato problemi a tante squadre. In primis, finiamo domenica scorsa al Palermo, ha vinto a Perugia fuori casa, insomma, è una squadra da prendere con le molle. Mister, l'ipotesi di scendere in campo con la stessa formazione, ovviamente parte mancare, e poi di lavorare sul minutaggio 50%, 50% è una possibilità. Mister, la prima volta secondo posto in classifica, si respira in maniera diversa, ma anche forse un peso di responsabilità diverso. No, ma infatti noi abbiamo scelto proprio il momento che ci pensi pochi giorni. Abbiamo scelto apposta perché una settimana da secondo poteva essere troppo impegnativa per noi, quindi abbiamo scelto un 48 ore proprio per non crearci problemi. No, ma io ti ripeto, la tranquillità, poi magari domani sera sarò smentito, me la dà la maturità della squadra, i ragazzi che vedo, che vivono il momento senza troppe esaltazioni.
e comunque anche dopo la batosta di Cittadella non li ho visti così buttati giù, proprio perché quello te lo dà la maturità di capire quando si gioca male, quando si gioca bene, e comunque che un risultato non cambia per la testa di una squadra che sa che quello che conta sono gli obiettivi finali, quindi noi vogliamo arrivare più in alto possibile, poi il campo ci dirà la posizione, gli avversari e le qualità degli altri, però la maturità dei ragazzi, a prescindere dal risultato che arriverà domani sera, mi fa stare tranquillo, perché lo vedo negli occhi che sanno dove stanno, sanno che non è definitivo e sanno che si devono conquistare tutto, quindi sotto quel profilo non credo che ci sia problemi di esaltazione. Giocherete conoscendo già i risultati degli altri competitor, no? Sì, Pescara Palermo giocano dopo di noi, quindi idealmente le altre squadre sì. Ma ti ripeto, poi dipende dai risultati, no? È normale che se i risultati sono positivi può essere però un vantaggio, ma a livello psicologico è tutto molto labile, anche perché le partite ad oggi sono ancora tante e quindi i punti sono in palio tanti, ci sono tanti scontri, quindi cambia poco. Io credo che questo pensiero potrebbe essere positivo o negativo quando mancano 3-4 partite, allora può diventare un vantaggio o uno svantaggio questo. Sì, ma sempre 18 punti sono. Se pensiamo che dalla prima alla sesta ci sono 6 punti, 7 punti, 18 sono tantissimi. E poi 6 ne mancano a noi, a qualcuno 7, sono 21 punti. Quindi credo, proprio per una questione, tra virgolette, quasi matematica, che quando mancano 3-4 è opinabile, tra virgolette, proiettare un piccolo, come posso dire, tappa di punteggio. Ad oggi è troppo lontano. Cioè, manca una promozione diretta. Credo 65. Credo 65. Domani ci dobbiamo aspettare qualcosa di diverso anche in previsione della gestione di risorse che non sono infinite? No, più che diverse, dipenderà anche dalla squadra che incontriamo. Dobbiamo essere bravi a non andare contro un muro, quindi dobbiamo essere bravi a leggerla, a non avere fretta, a non allungarci e a non concedere troppe ripartenze alla squadra avversaria. Quindi mantenere i reparti stretti, gestire la palla e attaccare quando ci sarà l'opportunità, ma non contro un muro e a prescindere, insomma, sempre in avanti se la squadra avversaria abbasserà il baricentro. Bisogna avere la pazienza di muovere la palla e aspettare e trovare magari il varco giusto, perché la partita è lunga e non si deve permettere alla squadra avversaria di avere gli spazi dove sono maestri, con giocatori come Tutino, come altri giocatori che poi ti possono creare delle difficoltà. Eppure questo Lecce comunque ti ha abituato bene, perché a proposito di partenza sbrighi subito tutto. Sì, no, loro stanno bene, quindi è normale che noi proviamo a giocare sempre in avanti. La bravura sta poi nel rimanere equilibrato, quindi non cambiamo la nostra identità, ma la possiamo, come dire, ogni tanto trovare delle alternative, se no diventi scontato, prevedibile, e questo non deve essere. Quindi proviamo delle situazioni, ma possiamo anche gestire, non avere fretta, perché poi, ti ripeto, le partite si possono vincere i primi minuti, ma anche alla fine. Mister, i suoi giocatori dicono che lei è un martello in allenamento e alcuni di loro dicono che è già pronto per la Serie A. Ora, le chiedo, lei da quando è arrivato a Lecce, quanto si sente maturato e quanto pronto magari a riabbracciare questa Serie A che ha allenato per pochissimo tempo? Ma io credo che questo anno e mezzo, e quindi queste due stagioni quasi piene, no? Perché poi io l'anno scorso sono arrivato alla quinta giornata, quindi diciamo due stagioni piene, mi hanno dato grande maturità, grandi
gestione di momenti, gestione di uomini, di ambiente. Credo che questo serva alla crescita di tutti noi. Io credo che ho soltanto due situazioni su cui io posso avere grande certezza per me: la mia volontà di lavorare, il credo del lavoro sul campo, perché per me non è mai un peso ma è un piacere, e quindi il lavoro credo che sia l'arma più importante. Poi tutto quello che è stata di esperienza, di momenti, di situazioni, cose positive, negative, momenti di tensione, servono per crescere, per più panchine uno fa, più momenti, più situazioni ti servono comunque per tutto quello che è il futuro, ma questo lo puoi fare soltanto continuando il lavoro. Io lo dico anche sui giovani, no? Si parla sempre, no? Dice quello non c'è esperienza, quell'altro, ma per fare esperienza i giovani, sia calciatori che allenatori, devono lavorare, come i giocatori devono giocare, se no diventa troppo facile, no? Dire bravo ma non c'è esperienza, è una questione di età e di momenti. Quindi credo che non è un argomento oggi importante questo, credo che l'argomento importante sia l'unità che io ho in questa squadra, in questo ambiente, mi sento perfettamente a mio agio, sono felice, faccio quello che mi piace, lo faccio nelle mie condizioni migliori, la società, il direttore e i giocatori mi mettono nella condizione di poter esprimere quello che è il mio calcio e il mio modo di essere e di gestire. Quindi fino a quando ci sono queste sono le mie prerogative da allenatore. Questo per me è fondamentale per poter dare quello che poi la squadra o la società si aspetta da me. Quindi per me questo è una cosa troppo fondamentale. Quindi per tutto quello che poi sarà il futuro, credo che il calcio è molto veloce, quindi guardare lontano non è mai stato parte di me stesso. Vivo questa piazza e dovunque sto come il massimo traguardo mio, come tutti abbiamo grande voglia di migliorare, quindi è normale che gli attestati di stima, come ho detto ai ragazzi, devono rendere orgogliosi. Lo stesso vale per me, ma soltanto perché è il lavoro che viene valutato, e quindi credo che sia una cosa bella.